Guardi, l'idea è nata guardando ovviamente gli inizi della guerra. Io e mia moglie queste scene, diciamo, che penso abbiano toccato un po' tutti, di gente ovviamente che scappava dalle bombe e senza futuro, scene di disperazione, quindi abbiamo deciso di voler fare qualche cosa, diciamo, di più diciamo efficace, di più importante, di più personale. Il viaggio praticamente oggi viaggeranno questa una giornata intera, questa notte, penso alle prime ore di domani mattina, dovranno al confine con direzione Cracovia fermarsi, perché verrà un pullman sempre diciamo in collegamento con Cracovia, col parco Dodanam, che prenderà un pulmino di contributi, diciamo, di aiuti umanitari da poter destinare alle città che sono in guerra, quindi entreranno in Ucraina. Noi proseguiremo per Cracovia, dove ovviamente daremo tutto il resto delle esigenze e necessità che abbiamo raccolto grazie all'aiuto di tante associazioni di volontariato, e lì poi sempre questo padre Adams, che è già stato, diciamo, informato, insieme alla protezione civile polacca sta provvedendo a, diciamo, selezionare quelle persone, quei profughi che vorranno ovviamente utilizzare il nostro Puma per entrare in Italia. Sì, purtroppo ci è dispiaciuto, perché avremmo voluto portare tutto, il titolare, diciamo, della linea di viaggi, che è veramente già a febbraio, persona, diciamo, che fa due viaggi mediamente settimanali su questa tratta, la quale appunto ci siamo affidati per la sua esperienza e competenza, e ci ha messo a disposizione anche tutti gli spazi interni, ma nonostante tutto abbiamo dovuto rimandare, diciamo, degli aiuti che non abbiamo potuto, ecco, caricare proprio per impossibilità fisica e di sicurezza del pullman. Thank you.